Buonasera a tutti, è un piacere vedervi così numerosi, bello vedere la sede così piena. Oggi parleremo di pesca, di tecniche di pesca e della normativa. Nulla, io ho poco da dire, mi presento, le persone che parleranno saranno il maresciallo Aquilani, che rappresenta la Guardia Costiera, Emilio Mascambruni, Matteo e Luigi. Sono dei pescatori molto in gamba, abbiamo persone che hanno partecipato a campionati del mondo e con grandi successi. Che dire, io lascio la parola agli esperti, in particolare io direi di iniziare con la parte della normativa con il maresciallo Aquilani. Grazie. Non raggiungo i risultati delle persone qui presenti, nemmeno minimamente, però diciamo mi interessa l'argomento, per quello che ho scelto questa scala. Non ho avuto tempo di preparare nulla, quindi, perché sono stato avvisato oggi che avrei partecipato a questo incontro, quindi cercherò, andrò un po' a braccio e cercherò di rispondere alle domande che mi vengono fatte solitamente, cioè quelle che sono le domande che di solito mi i pescatori sportivi fanno in ufficio. Prima di tutto, che cosa bisogna avere per poter pescare in mare? Non esiste in mare, se qualcuno ancora avesse qualche dubbio, lo ribadisco, non esiste ancora tuttora in mare una licenza di pesca come nelle acque interne. Esiste un'iscrizione a un, diciamo, sul portale che può essere fatto sul sito del Ministero delle Politiche Agricole direttamente. Oilarter è gratuito all'attualità e porta, diciamo che è una raccolta statistica al momento. E può essere fatta direttamente oppure potete venire in ufficio da me e lo faccio in descrizione. Vi rilascio un tesserino che al momento di un'ispezione, di un controllo dovreste mostrare. È obbligatorio o è facoltativo? È obbligatorio. Ah, è obbligatorio. Non è per andare a pescare. Sì, è obbligatorio, è un'eccezione, è gratuito al momento, si parla che forse in prossimo futuro ci sarà una licenza di pesca in mare, però ancora non sappiamo. E il tesserino viene per chi ce l'ha e magari ci ha annotato la scadenza sopra, in realtà non è scaduto, perché viene prorogato di anno in anno, quest'anno siamo ancora in proroga. Quindi anche se avete sopra vi risulta scaduto dall'anno scorso oppure due anni fa, in realtà non è scaduto perché viene prorogato, tutti i tesserini che sono stati rilasciati sono prorogati e non esiste al momento una sanzione per la mancanza di questo tesserino, però diciamo viene dato un avviso, viene dato un termine massimo per poter procedere all'iscrizione che dovreste dimostrare al momento della diciamo poi nel successivo controllo. Altra cosa, un argomento che credo che sia forse da queste parti, poi soprattutto l'Adriatico, diciamo, principe, è pesca a tonno rosso e pesca a pesce spada. Anche in quel caso sono necessarie delle comunicazioni, non chiamiamo autorizzazione perché è una comunicazione. In pratica chi vuole esercitare la pesca a tonno rosso o del pesce spada deve presentare una comunicazione nell'ufficio circondariale di Giulianova, che poi io parlo per la zona chiaramente, che poi però è valido per tutto il territorio nazionale, quindi non è che facendo la Giulianova poi bisogna farne un altro per ogni porto dove si va. Quello rilasciato da noi, così come rilasciato da altri comandi, è valido per tutto il territorio nazionale, dura 3 anni, è gratuito, non servono marche d'appollo, si presenta una domanda in doppia copia con una serie di allegati che sono scritti sulla domanda e se ci sono io ve lo rilascio immediatamente, me lo consegnate, vi rilascio il numero, registro la vostra richiesta, vi rilascio direttamente io la chiamo autorizzazione, non è un'autorizzazione.
sia per il tonno rosso che per il pesce spada. Sono due domande differenti e vi consentono di pescare entrambe. Per chi riuscisse a pescare un pesce spada, perché mi dicono che è piuttosto complicato riuscirne a prendere qualcuno utilizzando metodi leciti, forse. No, dico chi utilizza, come voi pescatori sportivi, metodi leciti, sembra complicato. E infatti finora io questo sistema, diciamo, dell'autorizzazione e della comunicazione è in piedi da un po' di anni, non ho mai ricevuto una comunicazione. Siamo sfortunati. Beh, questo non sembra sfortuna, però evidentemente non ci sono queste scale. Abbiamo fatto una statistica che in circa su 100 tonni capita un pesce spada. Con un altro tipo di pesca che è il drifting. Perché noi siamo tutti pescatori di drifting, che è una specialità del mare. In mare si praticano tanti tipi di pesca, dal spinning costiero alla traina costiera, al coltivo di profondità e al drifting. Noi siamo tre specialisti di questo settore del drifting, che consiste nell'andare in alto mare con tanta esca e cercare di predare il tonno rosso, il famoso tonno rosso. Di solito ci riesce anche molto bene, perché ci rapportiamo con tutto l'Adriatico e stiamo comunque crescendo piano piano, grazie anche a un gruppo che si sta creando qui a Giulianova, piano piano, pedina per pedina stiamo crescendo, stiamo cercando di crescere ancora. Grazie anche, secondo me, al ripopolamento che c'è stato, grazie alle norme di conservazione. Certo. Perché c'è stato indubbiamente un ripopolamento, io vedo la differenza degli anni passati rispetto adesso, le politiche che ormai da decennali di popolamento hanno funzionato, forse iniziato a crescere anche la taglia. Sì. È cresciuta e dobbiamo capire che 7-8 anni fa questa specie qui si predava molto poco, era molto difficile incontrare un tonno rosso quando si usciva di giorno a pescare. Fortunatamente da 7-8-10 anni a questa parte abbiamo anche 2-3-4 navate, ma 5-6-7. Siamo riusciti anche a tenerne fuori 11 in una giornata sola. Sempre tutti rilasciati. Perché qui ritorniamo parliamo anche di luglio, pesca aperta, che certo, un nonno si può riportare, certo, c'è lo spirito. E quindi adesso ripetiamo, spiega tutto le note da regna. E quindi torno sulle norme, diciamo, da rispettare in caso di cattura di un tonno rosso oppure di un pesce spada. Sono entrambi specie che devono essere dichiarate, cioè in caso di cattura possono essere pescati soltanto a determinate condizioni, in un determinato periodo, che sarebbe per il tonno rosso dal 16 giugno al 14 ottobre, e mentre invece per il pesce spada ci sono 3 mesi di fermo, che vanno dal 1 gennaio al 31 di marzo, e durante il quale non è consentita la pesca. Comunque nel periodo di apertura del tonno rosso c'è una quota massima annua, credo che chi lo fa lo sa perfettamente, quindi finché questa quota non è stata raggiunta possono essere pescate, possono essere dichiarate, uno al massimo al giorno a debarcazione, bisogna dichiarare la cattura prima di rientrare in porto e bisogna aspettare il nulla osta da parte dell'ufficio, dell'autorità marittima, diciamo, competente, per poter procedere allo sbarco. Questo perché serve a dare a noi la possibilità di ispezionare la barca oppure no al momento dello sbarco. Se non abbiamo l'obbligo del 100% del controllo come per la pesca professionale, quindi possiamo valutare se controllare, ispezionare oppure no. In entrambi i casi bisogna presentare una dichiarazione di cattura che rilasciamo come allegato quando rilasciamo l'autorizzazione. Quindi nel momento in cui rilasciamo l'autorizzazione, sull'autorizzazione ci sono già scritte tutte le norme, però eventualmente abbiamo anche tutte le informazioni. Su questo punto. Praticamente parecchi dicono che noi possiamo entrare in porto e presentare la domanda senza venire qui in banchina, o presentarla entro 24 ore. Vorrei sfatare questo mito. In che senso? Però? Dici, torniamo in porto, ci rimettiamo in banchina, riportiamo il pesce a casa e poi dopo entro 24 ore andiamo in galleria e consegniamo il foglio di cartone. Senza ispezione? Senza ispezione. Allora, voi dovete comunicarci prima di entrare in porto, certo, chi avete catturato. Certo.
Poi se noi decideremo di ispezionarvi, ve lo diremo al momento in cui ci chiamate, cioè vi diciamo aspettate il bambino, dove rientra, vi chiediamo dove sarà il punto di rientro. Per il tonno rosso i punti di sbarco sono tutti quelli autorizzati dai comuni, quelli previsti come punti di sbarco dei comuni. Per il pesce spada al momento l'ordinanza di Pescara prevede soltanto intorno il porto di Giulianova e di Pescara per la... Scusa, è possibile viscerare il tonno rosso prima del... Non si può viscerare, no. Si deve mettere in una busta. No. E quindi io devo portare l'anisakis per forza per tutto il tempo. L'anisakis già c'è. No, si deve comunque viscerare anche 30 minuti la morte del pesce. Io non faccio valutazioni sull'anisakis di una notte, io dico quali sono le norme. Poi le valutazioni, sinceramente io sono 26 anni che faccio questo lavoro, certo. E ho a che fare con le valutazioni di qualunque esperto pescatore, di qualunque diciamo categoria. La mia risposta è sempre quella, io applico la legge, non la interpreto. Non è possibile, neanche se gliela porta qua. No, abbiamo fatto appena prima un discorso su questo fatto di viscerazione. Su pesce spada è consentito invece, Fabio. Per il pesce spada è consentito perché c'è una misura minima specifica per il pesce viscerato. Cioè è prevista una taglia minima per il pesce viscerato, quindi si dà la possibilità di viscerare. Anche se viscerato non cambia né lunghezza, forse cambia il peso. No, ci sono il problema è il doppio regime è peso e lunghezza. Uno dei due è sufficiente, 115 o 30 kg. Se uno non può, noi dobbiamo assicurarci che uno dei due sia idoneo o che non lo sia. Noi dobbiamo questa è la motivazione. Spieghiamo due parole sul fatto della misurazione. Su come deve essere fatto? No, sul limite consentito. Ah sì, cioè, allora per quanto riguarda il tonno rosso è 115 lunghezza oppure 30 kg. Uno dei due è sufficiente. Cioè potrebbe essere un tonno rosso particolarmente grasso ed essere inferiore ai 115 ma pesare comunque 30 kg ed è comunque un pesce idoneo. Oppure potrebbe essere lungo e magro, essere 15, quindi solitamente così. E di solito più è la lunghezza sopperisce al peso. E potrebbe essere un tonno magro ma lungo e quindi comunque rientra sopra il metro di solito aggiungendo i centimetri diventano i chili. Generalmente non è mai arrivato più o meno a 1,70 x 1,70 1,80 x 1,80 all'incirca. Le oscillazioni in base al periodo pure di praticamente c'è una tabella di misura su dei siti che riportano se è tanto grande e tanto lungo ti dà il peso senza che lo andiamo a pesare. Quindi siamo avvantaggiati sotto questo punto di vista. Il peso complessivo dei 5 kg di pescato. Finisco per il discorso del pesce spada. Il pesce spada invece la lunghezza è 1 metro dal labbro inferiore chiaramente all'arco più corto della pinna caudale, sarebbe all'incrocio. Per quanto riguarda il discorso dei 5 kg. 5 kg massimi a pescatore o pesce o un unico esemplare di taglia superiore. Quindi se in barca si va in 3, 15-11. Quindi c'è una specie. Di ogni specie. Totale. Se grande un esemplare di specie superiore. Se si prende chiaramente il problema potrebbe essere. Ho preso 4 kg di pesce, alla fine ho preso una ricciola di 10 kg. Perché le vogliamo un amico? No, ma imbarcate un altro che si d'accordo perché comunque non è un amico, esce un'altra parte. Una cosa che non ho detto, il pesce spada se ne può pescare massimo uno al mese per i fortunati, massimo uno al mese e Rimani con noi, allora io sono di qua, quindi devo rientrare. 10 minuti. Scusi, 10 minuti.
fare bene le sanzioni per chi si trova senza permesso, perché comunque è un'informazione che così senza non può permesso andare. Allora, le sanzioni fortunatamente per chi pensa di, cioè io il discorso sanzioni preferirei non affrontarlo, perché voi dovreste essere così pregi i primi rispettosi del mare da pescatori sportivi da non arrivare a quei comportamenti che poi portano alla sanzione. Però diciamo a titolo teorico sono state ridotte le sanzioni negli ultimi un mese fa e quindi siamo ritornati alla sanzione che c'era prima del 2016. È stata ridotta la praticamente siamo ritornati alla metà, cioè praticamente 1000 euro. Per quanto riguarda tutte le sanzioni che riguardano, diciamo la sanzione base 1000 euro per tutte le violazioni che riguardano le violazioni della norma stessa. Cioè se chi si pesce 1000 euro? Quella è la proporzione, si sale ancora di più, ma in base a quanti chili in più si pescano, c'è una proporzionalità in base al peso, sarà sempre a salire. Tenete conto, la base 1000 euro. E poi va a salire, se si tratta di pesce spada o tono rosso, viene aumentato di un terzo. 1000 euro. Se si è recidi del 50%. Due spalle? No, non anche no. Dove? Se volete la dico, perché non due sei. Come già in precedenza. Ma due spalle quindi significa che il doppio della multa, cioè due multe. Non vale sempre un rapporto. No, la sanzione è uguale. Ah, ok. Se già. Però se te lo fa, se te lo rifanno il no, nello stesso giorno, io ho due spalle a bordo per dire, non c'ho il permesso. Prendo 1600. No, però lì poi che succede? Che siccome supereranno sicuramente i 5 kg, c'è l'altra violazione. C'è l'aggravante. C'è il superamento, c'è il superamento del peso massimo che si può portare. E in più c'è la violazione del massimo un pesce spada al metro, che non chiede due. Quindi non è una violazione, sono tre. Quindi si va a sommare. Però ci sono delle motivazioni, voi sapete meglio di me che c'è dietro queste specie in particolare, c'è gente che ci fa comandare. A proposito, tutto il prodotto della pesca sportiva non può essere commercializzato. Assolutamente. Perché? Io ogni tanto sento qualcuno che mi dice, vabbè, ma io mi devo pagare il posto barca, perché la barca costa tanto. E la mia risposta è sempre, vabbè, quello che gioca a golf, mica si coltiva i pomodori nel campo di golf perché si deve pagare l'abbonamento al campo. Quindi è una pesca che ci comporta sacrifici e piacere, sacrifici economico, piacere quando lo vediamo. Grazie Mauricio. Adesso partiamo da molto lontano e lasciamo la parola a Luigi Vagliante, una leggenda del nostro mare che ci racconterà. Grazie. Siamo tutti, per dirmi così, evidentemente sono passati un po' di anni si vede che arriva. Quindi, come dicevi tu, io partendo da lontano, nel lontano anni 80, è successo che l'Italia vinse il mondiale, se vi ricordate, e io ero alla barca, ero un ragazzino con mio padre, avevo un signore con un mulinello così grande a fianco. Mi stupì il fatto di sapere che cosa ci fa con questo momento. Io ci pesco i tonni, dove stanno i tonni? Ce li abbiamo qua davanti. E da lì che cominciai a incuriosirmi di questa storia. Il signore si chiamava Pino Pittelli ed è un giornalista, ancora tuttora scrive su alcune testate italiane, è di Pescara, ha 87 anni, ed è stato il primo maestro che in realtà mi ha portato per la mano ad incontrare i tonni. Cominciamo le prime esperienze e quindi i primi errori, tonni che rompevano le canne, tonno che rompevano i fili, praticamente non si facevano mai vedere. Ed era tanta la rabbia perché non riuscivamo a portare un tonno a bordo. Parliamo di anni 85-86, quando i pesci pesavano 300-400 kg, quindi potete immaginare le difficoltà che trovavamo nel mettere a regime un pesce che ha una forza di svariati quintali in acqua e ci trascinava per svariati chilometri
o miglia. Quindi era una lotta persa. Ricordo un combattimento con l'architetto Battaglia, che non c'è più. Eravamo a bordo della sua imbarcazione, Sette Mari, che attualmente sta nel cantiere. Eravamo all'altezza della piattaforma Emma, circa 2 miglia a sud di Emma. La mattina alle 8 eravamo un tonno, alla sera alle 9 stavamo tornando, col tonno perso e con il filo rotto. Questo per farvi capire che cos'era un combattimento di tonni. Erano pesci imponenti, no, era una sfida. Non dico la Hemingway, ma più o meno stavamo là. E quindi il primo tonno che io ho riportato in porto, parlo del porto di Roseto perché avevamo base a Roseto, era un tonno sui 280-300 kg. Ed è stata una festa perché? Perché nessuno poteva credere che una canna con un vivo poteva riportare un pesce così. E da lì è cominciata tutta una sorta di attrezzature, spese, sacrifici. E con gli anni si è arrivato a un punto in cui giustamente la taglia si è abbassata, perché era anche logico, era una guerra giornaliera di tornare, di prelievi, e anche noi stessi, non lo rinnego questo, portavamo a terra 5, 6, 10 tonni. Era tutto lecito, si metteva sulla banchina, si contavano i tonni, si portava in ghiacciaia, ti davano le sarde, cioè era una cosa legale, parliamo degli anni 85-90, quindi parliamo di tanti anni fa. Sì. E ci stavano, vabbè, c'ho delle foto qua dove erano gli anni delle lunghe, erano gli anni insomma che noi andavamo. E noi andavamo alla famosa fossa, li vendevi? No, noi non è che si vendeva, si faceva in pratica, si dava non era proprio così, si dava al commerciante che vendeva le sarde, e noi in cambio ci davano le sarde e il ghiaccio, anche perché 10 casse di sarde ogni volta, quindi il ghiaccio e compagnia bella. Però era tutto legale, non ci stavano neanche i controlli che ci sono adesso, e mi sembra anche una cosa normale, perché è giusto che sia così. E poi col tempo giustamente i pesci si sono ridimensionati, perché c'è stato anche un prelievo abbastanza, non diciamo, cioè noi abbiamo messo del nostro. Sicuramente la pesca professionale ha aiutato anche a questo. Comunque il tonno è ritornato con una taglia non di quel genere, naturalmente una taglia un po' più piccola, però ci permette di divertirci, di usare attrezzature molto più leggere, considerando che noi pescheravamo con le 130 libbre e fili 130 libbre. Però era impensabile poter catturare dei tonni di quella taglia con le attrezzature che ci sono ora. Cioè non c'era proprio, non esisteva. Cioè noi, io mi ricordo un particolare, che c'era con me un Mauro che lavora all'Endeporto, un giorno uscivamo insieme, prendevamo le ala lunghe, mentre recuperavo un'ala lunga sul portacanne, perché mi pesava quella 130 libbre a recuperare la lunga, allora ero rimasto nel portacanne, e mentre recuperavo l'ala lunga è arrivato un tonno, si è mangiato l'ala lunga e ci ha rotto tutto il portacanne con tutta la canna che è andata in acqua. C'è questo per far capire in realtà che cosa si rischiava. Era anche uno sport molto pericoloso, bisogna stare attenti, perché non si dovevano fare errori. Cioè un errore comportava a farsi male. Adesso giustamente sono cambiati i tempi, sono cambiate le attrezzature, la sportività, ci sono i rilasci, quindi ci sono gare che fanno loro, ho fatto pure io, vincendo un campionato italiano, ho fatto 2 mondiali, quindi si pescava anche con attrezzature più pesanti. Adesso le attrezzature sono scese, è anche giusto, per dare la possibilità al pesce di vincere. Prima, diciamo che la differenza di quando noi ci siamo affiniti con le attrezzature, il pesce per perdere aveva quasi zero. Adesso no, adesso le difficoltà sono alte, per cui pescando con le 30, le 20 libbre, anche con fili molto più sottili, il pesce ha possibilità di vincere. Altrimenti tutte le volte viene rilasciato giustamente in gara, e soprattutto c'è un controllo da parte delle autorità, e questo ci permette di continuare ad andare ogni giorno a pesca e divertirci. Ho finito.